The Quarry! Rieccoci al Summer Camp! Nuovo episodio al Summer Camp! Chi morirà? Morirà qualcuno? Avanti con le scommesse senza vedere, senza spoilerarsi la fine. Posso dire che mi piace molto come si evolve il tutto, perché è molto lenta come evoluzione. E ho paura che adesso avrà dei ritmi invece forsennati. E quindi... ci fanno bramare, no? Non è subito così, muore quello subito, quell'altro. Quindi mi piace questo. Ma infatti, parentesi prima di iniziare, è molto bello che sia credibile. Cioè, nei commenti ci avete anche sottolineato il fatto che effettivamente si hanno un linguaggio un po' così, fanno un po' i cretini, però effettivamente a quell'età eravamo uguali. Sì, ragazzi, appunto, quindi, cioè, non penso che noi... Quindi è credibile, vediamo adesso come è si... È credibile, vediamo come si evolve. Come si comportano. Che piega prende. Come si comportano, eh? Vediamo. Ah, già. Non era facile farli incazzare tutti, Caitlin. Complimenti. Ah, o forse ad Abby serviva una spinta. Sei un genio del male. Chi dei due farà la prima mossa? Nick o Abby? Fammi pensare. Per me nessuno. Non so, per me Nick nasconde una belva. Solo se con belva intendi un docile e pacato cagnolino. Non farti ingannare dalla... Calma, aria da bravo ragazzo. Sotto quei vestiti c'è un fuoco che brucia. L'hai notato anche tu, eh? Bene, che volete fare ora? Giochiamo ancora? Sì, solo noi tre. Ok, Dylan. Obbligo... Sembrava Abby. Oh mio Dio. Troviamola. Ma da dove veniva? Di qua. Dai! Abby! Aiuto! Vi prego! Nick! Aiutatelo! Preoccupato? Dov'è Nick? Vai da Nick! Vai! Risoluto. Ok. Ci penso io. Tanto qui... Oh. Quel fucile non è molto preciso, stai attento. Ok, ok. Bene. Segui il sentiero. Prendi la scorciatoia, proviamo. Sì. Good job. Cazzo. Porca taglia. Gridi? No. Fermo, fermo! Sparo! Troppo lontano. Oh, no.
Sonic! Oh no! 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 Sì. Ehi, puoi camminare. Andiamo. Andiamo via. Dai, torniamo dagli altri. Andiamo. Ho colpito pure Nick, no? No. Mal di pancia. No, penso lo facesse con la bocca. Oh, Gesù. Perché tu dalla bocca. Ho una ragazza mezza nuda che mi aspetta. Che sto facendo? Infatti, cosa fa? Ok. Perché è qui lui? Non si è capito. Ok. Sono perso un pezzo. No. Noi avevamo scelto la cosa di andare a riprendere quell'oggetto. Ma lui è salito su ed è uscito fuori. E là? Io ho detto di non fare ad alta voce perché grida. Minaccioso. Tu che cazzo sei? Fanculo, pezzo di merda! Oh Cristo, ma che cazzo fai? Figlio di troia! Che vuoi fare? Shh, zitto. Scommetti che lui è buono in realtà. Fatte. È meglio se chiudi gli occhi. Ma che cos'è? Basta! No, aiuto! Aiuto! Fa tanto schifo, eh? Ma è per il tuo bene. Dove te ne vai, ragazzina? Non sono tanto sicura, sai? Ma che cazzo? Ma che era? Cazzo? Ma che? Cinghiale. No. Solo un batter d'occhio e ritorni di nuovo da me. Quindi? Allora? Cosa abbiamo? È la stella. Stelle. Stelle nel cielo notturno. Fari di luce. Sogni di gloria, speranza. Ho un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione. Devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità.
La torre. Liberarsi dei problemi. Fuggi oppure lotta? Questa è la domanda che tutti ci poniamo, ma spesso, pur lasciando le insidie, ci troviamo comunque di fronte al pericolo. Fa attenzione. Forse è il tuo ultimo passo. Ricorda, non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Vuoi che te lo mostri? Sì. Sì? Bene. Ma posso indagare di più solo su di un possibile futuro. Dunque, quale sarà? Scegli. Il personaggio. Ah. Io direi... forse Torre. Ritornaci allora. Ritorna ad Hackett's Quarry. Ad Hackett's Quarry te ne ritorni. Ah, ti divertirai. Si era visto una specie di carrucola. Carrucola? Con qualcuno che provava a prenderla, ma... cade. Cade in modo... È stato... Non so nemmeno cosa fosse. Era veloce. C'era un cacciatore. Ed era... Oh, Abby. Tieni. Cosa? Prova a disegnare. Disegnare cosa? La cosa che ti ha aggredito. Nessuno che si occupa di lui. Neanche Abby. Nick, senti. Sai cosa è successo? Era un animale. Dove Abby? Sta disegnando. Ma dobbiamo sapere com'è andato. Ok. C'era un tipo lì, ma anche una specie. Un animale. Che cazzo di animale fa una cosa così? La bestia. Io... Abby è... Ehi, sta bene. Sì, è proprio lì. Artigli e... denti proprio su di me. Credo fosse un orso. Un orso adulto l'avrebbe schiacciato. Avevamo detto che non c'erano orsi. No. Cazzo. Guarda. Marta, quella roba nera. È un'infezione. E si sta diffondendo. Non va bene, per niente bene. Di già. Prova. Non so quanto serva. Scusa, Nick, scusa. Fraccio, fa una pena sta ragazza. Tranquillo, tutto ok. Cazzo, che male. Dobbiamo amputare. Va fatto prima che l'infezione si diffonda. Cosa? Oh, ma è passato un quarto d'ora quando l'hanno finito. Ma quale infezione? Ma so pazzi. Sbrigativo? Perché dovremmo farlo? Non lo so, ma guarda quella roba nera. Cosa credi che sia? Ti sembro forse un dottore? Beh, nel momento in cui dici di amputarlo... Non ricordo molto. Porca troia. Lei veramente sta disegnando e basta? Poi quella roba nera non è il jeans. Se sbaglia. Non si è preoccupato un attimo di vedere come fosse. Guarda, inutile. Sì. Ehi! Ho un fucile! E lo so usare! Diciamo... Ryan, se fossero Jacob o Emma. E se non fosse così? Sta attento. Se fossero Jacob o Emma lo direbbero. Sbrigati più rapido.
non era nulla. Sì, ma se n'è andato. Scappa, che è meglio! Che coraggio. Allora, la baita ora non sembra tanto male, vero? Ecco. A destra. Oh, fermo! No, 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 non sparare! Fermo! Sono qui per voi! Porca troia. Nick. E sta bene? Hanno aggredito Nick e Abby. Nel bosco. Ehi. Ricordiamo, Abby si sta innamorando di Nick, eh? Tra l'altro. Si vede, si vede. Qualcuno ha dei vestiti asciutti, sto congelando. Le borse sono nel furgone. Ah, merda, hai ragione. Preoccupato? Jacob, dov'è Emma? Oh, cazzo! No, Cristo santo! L'ho lasciata. Emma è sull'isola, le ho detto di aspettarmi. Ma quando? Povera. Aspetta, l'isola. Sì, perché? Oh, no, è che mi è sembrato di vederci qualcuno. Qualcuno? No, io non lo so, non ci pensare. Cazzo, l'ho lasciata da sola! Beh, credo che noi andremo alla baita. Senti, perché sei coperto di quello che spero sia succo di fragola? Sì, no, mi sa che è sangue. Ecco, c'era questo tizio, una bottiglia. Non so che altro dirti, è una lunga storia. Sì, no, un gran bel casino. Oh, ehi, Gesù santissimo, ancora non vi ho detto una cosa. C'era un cazzo di corpo nel lago. Cioè, morto? Oh, no. era uno di quegli atleti olimpici che è finito qui mentre si allenava. Sì, un cadavere, coglione. Certo, come no, Jacob? No, davvero, credimi! Ho pensato che fosse uno dei due tutor assenti, ma non si capiva perché era tutto gonfio e schifoso. Qualcosa non va. Devo andare da Emma. Che fai? Ehi, mi serve, ok? Chissà cosa c'è in giro. No, ci serve per Nick e Abby. Sì, e io devo aiutare Emma, ok? È rimasta sola. Ma non sai nemmeno se è nei guai. Presto ci finirai tu nei guai! Vuoi farmi incazzare? No, sto provando a salvare la mia ragazza, stronzo! Ho i miei dubbi che sia la tua ragazza, amico. Che... Cosa c'entra adesso? No, non lascio la presa. Se parte in colpo, meglio. Finitela, cazzo! Siamo nella merda, cazzo! E voi fate gli idioti, tutti e due! Jacob, questo resta a noi. Nick e Abby sono feriti. A noi serve di più. C'è qualcuno qui. Ryan. Scusa. Che stronzata. Portala al sicuro. Se è sull'isola, non corre pericoli. E rischiare un altro incontro ravvicinato con Rambo? No, grazie. Forse c'è una barca alla teleferica. E comunque, posso raggiungere l'isola da lì. Ma fa come te pare, oh. Mamma mia, che insostenibilità! Come? Nick non riesce a camminare. Ehi, ho un'idea. Lo scarroliamo? Esatto. I have an idea. Ok, diamo un senso a questa serata. Ok, indovinello, che ha due pollici e si ritrova tutta sulla soletta su un'isola sperduta di notte? Questa scema... Beh, un pollice, un pollice disponibile. Che poi, scusa, loro due si lasciano quando lui gli fa quella battuta infelice sui 10 ragazzi, lei si allontana nuotando e lui va via, cioè, che bravo. Cosa? C'è un buco di trama allucinante. Bravo, sì. Ok. Ed è qui, su questa strana isola disabitata, che questa giovane eroina trova se stessa. Ho
Ok, riassumendo, mi sono ritrovata sola su un'isola minuscola, da sola, senza niente da fare a parte riprenderla per voi. Quindi andrò alla casa sull'albero, che sembra affacciarsi su un panorama davvero, davvero incantevole. Venite. Le cose stanno così. Non voglio tornare indietro, ovvio, ma anche se volessi, non posso. Dai, sembrerei una che non sa stare da sola mentre lui se n'è andato così su due piedi. Ah, mi sto lamentando. Beh, esplor lamentando. Oh, fanculo, andiamo. Alla casa sull'albero, compagni d'avventura. Niente premi se indovinate cosa sono questi. Non li ho mai usati. Sono un po' troppo au naturel per i miei gusti. E poi non ho idea di dove finisca lo scarico. Oh, Dio, ti prego, no. Ok, andiamo avanti e dimentichiamo. Quest'isola è una parte della cava rimasta intatta che si è ripopolata dopo essere stata sommersa dalle acque. Fico, vero? Ok, quando ero piccola, credevo che le isole, beh, galleggiassero sul pelo dell'acqua, come i materassini. Ma ora sono adulta e più saggia. E ho capito che nella vita niente è come sembra. Come quando sarebbe dovuta essere un'avventura estiva e ti ritrovi a fare da babysitter a un bambinone che soffre perché non vuoi fare sul serio e scrivergli lettere d'amore tutti i giorni. E già che ci siamo, non mi dispiace se ne parlo, giusto? Perché? Perché tocca a me scusarmi quando è lui che incasina tutto attaccato come una gozza? Guardate. Questa è una metafora. Cioè, siamo a un bivio. Appropriato. Ecco la grande domanda. Prendo la via più ovvia, letteralmente, e lascio perdere, o vado avanti su questa strada e mi lamento della mia stupida vita noiosa? Io, dato che non siamo dal vivo, sta a me la scelta. C'eravamo dietro? Ma infatti... No. Io andrei su. Anch'io. Ok, andiamo verso l'alto. È giusto così. Probabilmente vi sarete accorti di come questo luogo sia rustico. Beh, non è un caso. Non so come sia casa vostra, ma se non avete mai perso almeno un'ora a togliere una scheggia dal piede di un bambino, non avete niente di rustico. Il bambino sta bene. Sono una brava tutor. E ciò che non ti uccide, beh, ti fortifica. Comunque, secondo me spunterà fuori qualcuno. Specialmente quando lei fa i vari video, si vedrà qualcuno dietro. Chi sarà secondo te il primo a morire? Tanto uno morirà sicuro, non abbiamo speranza di finire con tutti. Bisogna vedere se Nick riesce a sopravvivere. Se gli tagliano la gamba, spero che... Cioè, penso che starà... che la scelta sarà nostra. Tra tutti, sai, mi sento lei. Io penso Jacob. Dici? A naso. Lì è dove andremo. Non è niente male. Beh, in realtà è un po' messa male, ma quella vista, oh beh, mi farà impazzire. C'è anche una teleferica e... Che se ne importa se mi vedrete farmela sotto là sopra. Ma sono in ballo, no? Coglierò quest'attimo così in fretta che implorerà pietà. Ma prima bisogna arrivarci. E ho un sacco di cose di cui parlare. Ci sono da impelagare nel posto in cui c'è la teleferica e qui lei rischia di morire. Compassionevole. Spero Abby stia bene. Prima è scappata via. Voi non l'avete visto. Ma diciamo che ho baciato Nick. Ma era per gioco. Non sono una stronza sadica. Oh, il fatto è che ad Abby piace Nick. Beh, anzi, è reciproco. Sinceramente, volevo solo smuovere un po' le acque.
Avrebbero continuato a girarsi intorno come due meduse bianche, che palle. Lui sembrava un cucciolo smarrito. Ma sono svegli, capiranno. Lo spero. Scommetto che adesso sono insieme nel bosco e ci stanno dando dentro alla grande. Diciamo così? Qui non era dove tutti avevano visto che c'era... No, tutti, dove Jacob aveva visto col binocolo. E anche l'altra, la ragazza, l'aveva vista. Quindi stiamo entrando dentro la casa? Penso di sì. Strano, chiavi di un'auto. E sono della polizia. Potrebbe diventare un caso di... Mi scusi, agente, non so proprio di che cosa lei stia parlando. Meglio lasciarle dove le ho trovate. Io me le sarei prese. Panga. Ed eccoci qua, panga. Come promesso, una casa sull'albero estremamente malmessa e un po' traballante. In un'altra vita, forse, il povero Jacob e io ci saremmo trasferiti qui e messo su famiglia. Tesoro, sono a casa! Come dici, scusa? Ho scordato di mettere a letto i bambini. Ma bene, che gran bella accoglienza. Sì, secondo me lei... Rifatevi gli occhi, gente! Il fascino del campo estivo tutto per voi. Oh, guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini, oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Ma non riconosco niente qui. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna tra le cose altrui, oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte? Qui non ci sono risposte giuste. Botola, botola. Anch'io. E zaino sia. Ma non ho, pa- non ho detto niente. Ma non ho premuto. Direi che avete visto abbastanza. Ma fallo come gli pare. Ma perché? È andato da solo. Non, avevo il pad. Avevo le dita lontano dal pad. Vabbè. Abbiamo detto botola. Ma te che neanche si è potuto. Neanche ha caricato. Vabbè. Bene. Ok, dunque, credo che ci sia qualcosa. E quindi non salterò per lo spavento, ve lo posso promettere. Ci va lo stesso. Addio, mondo crudele. Il sipario sta per calare e non c'è tempo per fare il bis. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Usa il taser, appena trovato. Usa il taser, meglio, sì. Che gli fai a questo? Non le prove. Cosa ho fatto? Una volta sfogata la vicenda di regressione di Emma, la cata sull'albero. 3, 2, 1, riprendiamo. Vai. Ora. Per morire lei, come nella visione. Usa lo spray. Usa la botola? Sì. Più forte quello. Mamma mia.
Dante, sto mostro. L'abbiamo salvata, però. Attento. Tranquilla, sta bene. Ti fa male? Ma vai a quel paese. No, no, scusa, ho solo molta fame. Ti troviamo del cibo, ok? Sì, ok. Su, su. Cavolo, mangerei un cavallo. Beh, non credo potremo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali. Io odio i cereali. Questa è la chiave per l'infermeria. Vedi se trovi qualcosa. Speriamo almeno di riuscire a pulirlo. No. Ti prendo qualcosa. Noi cerchiamo un telefono fisso. Oh, sì, ce n'era uno nell'ufficio di Mr. H. Già. Torniamo subito. Ricevuto. E spero se la cavino. Speriamo che vada tutto bene. Credi che in infermeria sia rimasto qualcosa di utile? Caitlin sa il fatto suo. Dici, alla fine non doveva lavorare lei in infermeria quest'estate. L'hanno assegnata lì perché mancava un'altra ragazza. Meglio di niente. Andiamo a cercare aiuto. È strano vedere questo posto deserto. Non sei mai venuto qui di notte durante il campo estivo? Cosa? No, perché tu sì? Qualche volta, sì. Dove vai? Ho sentito pronunciare il mio nome. Non ho sentito. Non credo che la ferita di Nick sia così grave. Ma gli stavano a tagliare la gamba prima. Beh, non lo sappiamo. No, davvero, l'ha detto Caitlin. Voglio solo dire che non siamo degli esperti. Per quanto ne sappiamo, potrebbe avere la rabbia o altro. Tu sì che sei ottimista. No, sono solo realista. Cerchiamo aiuto. Chi chiamo? Mr. H? Ho solo il numero di questo ufficio. Ok, allora è il 911? Vuoi dire il 911? Che dice il 911? Non saprei, io... Va bene, sì, ma che cosa devo chiedere? La polizia? Un'ambulanza? Tanto digli che è successo. Determinato. Polizia. Sì, senza tanti giri. Quindi mi diranno 911, mi dica, e io invece... Aiuto, aiuto. I miei amici sono stati attaccati da un orso o... Non un orso, ma un animale coi denti. E non sappiamo quanti altri ce ne siano, né quanto siano furbi. Forse in questo momento si stanno organizzando per tenderci un agguato, quindi ci serve aiuto. Sì, sì, così va bene. È una telefonata, eh? Ok. C'è. Morto. E cellulare? Sospettoso. Beh, è strano. A volte capita da queste parti. Nel momento in cui chiami la polizia? È una coincidenza. Hai provato quella cosa di... Cosa? Guarda. Devi provare a che chiamare. Che stai facendo? Non lo so, fanno così nei film quando il telefono non va. Premono quel cosetto. Noi non siamo in un film. Ok, va bene, però tu che ne sai? Forse è proprio quello che vogliono farti credere. Ok, questo telefono è fuori uso. A nessuno prende. Dove altro possiamo trovare una linea fissa? Non è una linea fissa, ma... Cosa?
Nel capanno della radio c'è un po' di attrezzatura. Da dove facevi gli annunci? Dove componevo la colonna sonora dell'estate, sì. E dove facevo anche gli annunci. Lì c'è della vecchia attrezzatura, mi sa. Forse possiamo utilizzarla per mandare un messaggio. Va bene, sì. Andiamo e proviamo a contattare qualcuno da lì. Rimettilo a posto. Sei fuori di testa, ma che riposa il fucile? Tu sei fuori se credi che uscirò da qui senza qualcosa per difendermi. È più una questione di sicurezza. Oh, credi che mi farò saltare un occhio? Ho tutta la testa. Non fare lo stronzo, dai, so come si usa. Ok. Sarà stato il maltempo? Quale maltempo, Ryan? Forse... magari gli orsi? Ma sto ragazzo fa sul serio. Orsi? Perché continuate a incolpare gli orsi? E se avessi ragione, se l'orso che ci ha tolto la linea e poi anche l'elettricità, se quell'orso fosse in corridoio ad aspettarci? Giusto. Grazie. Meglio dire a Caitlin che stiamo andando alla radio. Avranno paura. Sì, ok, certo. Andiamo. Oh mio Dio. Sai, credo sia meglio lasciarla, Caitlin. E sulla difensiva? E ne ha più bisogno di noi? Ne ha bisogno tanto quanto noi. A lei resta nella baita, noi andiamo là fuori. Hai detto che potrebbe esserci qualcosa di pericoloso nella baita. Quando? Ma 20 secondi fa! Ok, forse, ma solo perché volevo intensamente il fucile. Dai, daglielo e basta, Dylan. Tienilo. Non lo so, che ti senti? Glielo vuoi dare? No. Dai. Ah, ok, hai ragione. C'hanno Nick che sta male. Ehi, c'è comunque il mio. Se ti comporti bene, te lo faccio tenere. Non promettere col culo degli altri. Il mio culo mantiene sempre le promesse. Ma no! Cosa c'entra? Interrompo qualcosa? Che sta a fare? Non si sa. Tutto per te. Non saprei davvero cosa farci, poi mi fido di te. Oh, grazie tante, Dylan. Sei così generoso e affascinante. Certo, certo, figurati. Finirà malissimo. Tra l'altro sono solamente le 10:15. Ma per noi è tempo di salutarci, per ora. Aia. La prossima volta mi sa... morirà qualcuno prima o poi? Occhio all'orologio. Occhio all'orologio. Perché occhio all'orologio? Lascia fa. Occhio all'orologio.